bambini! Ciao Peppa! Ciao bambini! Ciao anche a te! Io oggi ho questa bellissima sorpresa per bambini! I Mushy Surprise! Squishy e morbidi! Sono bellissimi! Devi solo aprire e vedere cosa c'è dentro! Tu non mi vuoi raccontare cosa c'è? Vediamo bambini, leggiamo insieme! Allora, squishy e morbidi, ogni cartoncino contiene due mushy, una stanza e un arredamento. È vero, guarda! Unisce le quattro stanze per completare la casetta mushy. Oh, apriamo, apriamo! Va bene, ma dobbiamo dire la cosa più importante, è da Bravo Giochi! E sono gli animaletti gommosi, in un cartoncino che sembra latte. È vero, sembra davvero cartoncino del latte! Apriamolo! Wow, hai visto Peppa? Che cosa? Wow, 48 mushy da collezionare. Trova i rari glow in the dark. Sai cosa vuol dire? No Peppa, dimmi tu. Vuol dire che illuminano in buio. Davvero? E poi? E ci sono anche gli arredamenti da collezionare. Davvero gli arredamenti? Sì, ti giuro, apriamo. Apriamo Peppa, apriamo. Vediamo un po' cosa nasconde questa magnifica scatola. Wow, Peppa! Ma è pieno di sorprese! Vediamo qua cosa c'è. Allora, ci sono la scatola disegnata, il bellissimo, bellissimo cartoncino che dice che dentro ci sono due animaletti, arredamento e forno, specchio. Ci sono quattro stanze che puoi unire e formi una casa gigante con tutti i bellissimi mushy. Che bello! E poi ci sono 48 normali e altri 48 che illuminano in buio. Guarda, trova i rari. Lo troviamo, spegniamo la luce e vediamo com'è. Adesso apriamo il primo. Come il primo io apro questo. Bambini. Oh. Wow, vediamo. Oh oh, non si vede nulla. Guarda quante cose. Iniziamo da questa istruzione. 48 mushy da collezionare, tutti animaletti diversi. E i maialini, e gli unicorni, i cavalucci, i pinguini, tutti quanti. E poi i rari, gli arredamenti. Mushy, 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 surprise. L'arredamento c'è già. È un forno! Guardate! Wow, si apre anche! Mettiamolo di qua! Vediamo che mushy abbiamo beccato in questa scatola di latte! Oh, ma è una mucca! Oh, mucca! Guardate, bambini, è molto elasticizzata! Ha un codino, le zampine, il bellissimo nasino, le corna e le orecchie! La mettiamo qui. Poi qua dentro vediamo cosa troviamo. Questo qui è un animaletto raro. Oh, ma che carino, è un gattino con il muso rosa. Oh, cuccioloso. Lo mettiamo vicino al forno. E l'ultimo, bambini. Vediamo chi si nasconde qui. La casa, l'arredamento. Guardate, ma è magnifico, è una cucina. Mettiamo qua il forno e qui i nostri mushy. Eccoci, ne apriamo un altro, bambini. Prendiamo questa azzurra. Apriamolo. Oh oh, l'abbiamo spaccato un po' e vabbè. Tiriamoli tutti fuori. E anche l'arredamento. Un'altra casa, non ci posso credere. Guardate bambini, stiamo formando un vero e proprio arredamento delle case. Eccoci qua. Vediamo se si apre questo armadietto. Sì, e puoi mettere dei vestiti dentro. Che bello. Vediamoci. Qui deve stare. Gli animaletti che si nascondono qua dentro sono molto molto rari. Dobbiamo aprirli. Sì, ma devi aprire prima uno e poi l'altro. Va bene? Va bene, Peppa, va bene. Apriamo questo. Ma questo, questo, questo. Va bene, io ti aiuto con l'altro. Vediamo come si apre. Oh, eccoci. Vediamo, mio Dio.
Guardate, bambini, questo è un orso! Che bello! Mettiamolo qua vicino all'armadio. E anche questo orso è tutto morbido. Lo mettiamo di qua. Peppa, apriamo il prossimo. Sì, ti aiuto. Vediamo chi c'è. Guarda, ma questo è un unicorno rosa. Non è rosa. Secondo me è più fucsia che rosa. Va bene, allora è un unicorno fucsia. Bello. E anche questo unicorno si fa così. Tin tin. E abbiamo già fatto la metà di arredamento. Guardate, bambini. Forno e due animaletti. Vediamo dalla collezione chi di loro è raro. Allora, noi abbiamo l'unicorno fucsia e gli animaletti che si illuminano in notte. Quindi è questo, l'orsetto con muso rosa. E qui vuol dire che illumina nella notte. Adesso spengo la luce. Bambini, guardate, illumina davvero. Si vede quanto è bianco, elasticizzato. Anche le sue orecchie brillano. Bambini, io vi saluto. Anch'io vi saluto, bambini, che andiamo ad accendere la luce, che ho paura. Bambini, allora ciao ciao. Aspettate il prossimo episodio che apriamo altre due. Ciao! Ciao!